posizione dura nei confronti di tutto il caso Marò e della gestione dei vari governi che si sono succeduti. Lo chiediamo ad Angelo Tofolo, deputato del Movimento 5 Stelle e componente del COPASIR. Buongiorno. Salve, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Perché non ci si aspettava una presa di posizione dura sul caso Marò da parte del Movimento 5 Stelle? Come se non appartenesse al bagaglio culturale, no? In realtà non mi pare così, Tofolo. No, assolutamente no. Il problema è soltanto uno, non lo dico io oggi in radio per la prima volta, ma lo diciamo con atti parlamentari. Noi avevamo chiesto, diciamo, questa soluzione, ovvero quella di procedere con l'arbitrato internazionale sul caso dei due Marò anni fa, per non dire appunto anni fa, appena siamo entrati in Parlamento. Ripeto, non lo dico io, ma lo dicono i nostri atti che abbiamo consegnato in Commissione Difesa, in Commissione Esteri e in Aula a Montecitorio. Quindi dopo 3 anni e mezzo ormai parliamo, dopo un governo Monti, un governo Letta, un governo Renzi, che in realtà è il solito, come dire, governo dell'Europa messo lì, cambia il volto, cambia la faccia, ma è sempre la stessa minestra, si decide di fare un versione a U. Quindi prima ci sono stati grandi proclami, dopodiché c'è stata questa totale inversione U, che è stata segno del fallimento politico di quelli che avevano annunciato appunto una soluzione politica. Purtroppo l'Italia non ha avuto la forza di portare avanti quella soluzione politica, abbiamo perso 3 anni e mezzo ed oggi ci troviamo con l'arbitrato internazionale, esattamente è l'ITLOS, l'International Tribunal for the Law of the Sea, che ha detto quello che in pratica tutti si aspettavano, cioè praticamente i due paesi, l'Italia e l'India, devono sospendere ogni iniziativa giudiziaria in essere e non intraprenderne di nuove che possono aggravare la disputa. Per cui, l'arbitrato potrà dare un risultato tra 2 anni, è così? Cioè, una cosa incredibile. È così, e questa è, come dire, la cosa più grave, perché i tempi adesso delle sentenze, affinché non si riunisca poi la Corte dell'Aia, per la prima sentenza bisognerà almeno aspettare 1 anno per la prima udienza, dopodiché i tempi previsti sono di 1 anno e mezzo, 2. Allora si sarebbe potuto procedere già 2 anni fa, oggi saremmo arrivati alla soluzione definitiva e saremmo riusciti a portare a casa i nostri due ragazzi. Cioè, quindi allora già facciamo un po', perché qua stiamo giocando con la vita di due persone. Allora, esatto. Sono passati 3 anni e mezzo. Febbraio, se non ricordo male, una cosa del genere. Era 15 febbraio 2012. Sì, Eric Alexi, quello che può essere Eric successo Alexa a bordo, non si sa, ma non lo sanno manco gli indiani, perché altrimenti avrebbero incriminato i due militari italiani, che a tuttora non sono accusati di niente. Questa è la cosa paradossale, assurda, no? Esatto, per una serie di errori oggi ci ritroviamo in questa condizione ed è una cosa spiacevole, soprattutto anche perché adesso i due ragazzi, quindi Massimiliano e Salvatore, sono anche separati perché problemi di salute, l'uno è dovuto tornare, l'altro è rimasto lì, per cui immagino anche le condizioni mentali di Girone, che si trova solo adesso in India, per cui la situazione è anche più grave da un punto di vista psicologico, ecco. Non c'è alcun dubbio. Quindi c'è la possibilità che in realtà si arrivi a 5 anni e mezzo di detenzione sostanziale o comunque di impedimento di una vita in libertà, senza in realtà che si arrivi ad una imputazione. Cioè, praticamente quando il Tribunale Internazionale dicesse che ok, non... Che poi tra l'altro può dire che il processo si deve svolgere in Italia, quindi questi qua magari Girone e la Torre se ne vanno via dall'India, ma devono sottostare a un processo dopo 5 anni e mezzo, cioè è una cosa folle. Sì, perché diciamo il Tribunale del Mare non è competente nel merito, appunto questo spetta al Tribunale arbitrale che sarà istituito all'AIA, quindi la Convenzione del Diritto del Mare in questo momento ha detto che le parti si possono rivolgere ad Amburgo, che si pronuncia però solo sulle misure cautelari. Quindi c'erano state varie richieste da parte dell'Italia, della parte dell'India. Ovviamente l'Italia aveva richiesto di far tornare subito il ragazzo che era lì e di tenere questo qui in Italia, ovviamente tutto è stato respinto, così come sono state respinte le richieste dell'India.
però ragionalmente affinché adesso l'AIA si pronunci ci vorrà da un anno e mezzo a due anni. Il tribunale è già stato costituito, ci sarà Francesco Francioni che sarà membro italiano di un collegio di 5 giudici. Con la prima ordinanza l'AIA poi fisserà la data entro cui le parti devono presentare le memorie e le date per l'udienza, però ci vorrà almeno un anno solo per la prima udienza, per cui ci sarà, ripeto, ancora tanto tempo. E io, come dire, il punto di vista più preoccupante è appunto l'aspetto psicologico dei ragazzi che sono in balia degli eventi e della politica, e la rabbia fortissima da parte del Movimento 5 Stelle è stata proprio questa perdita di tempo di 3 anni e mezzo. Allora voglio capire anche un primo anno in cui si è tentato, si è fatto uno sforzo politico per risolvere la situazione, ma non 3 anni e mezzo, perché dopo un anno tu riesci a capire se sei in grado o non in grado di riportare a casa i nostri due ragazzi. Allora, se dopo un anno vedi che non sei riuscito a smuovere di una virgola la situazione, non perdi tempo e fai quello che fai dopo 3 anni e mezzo. Purtroppo hanno perso altri 2 anni e mezzo, ad oggi rischiamo di tenere i ragazzi lì per altri 2 anni. Mamma mia, ragazzi, è una cosa terrificante, ripeto, una detenzione sostanziale che sarebbe di 5 anni e mezzo, ma poi non voglio pensare cosa succede se il Tribunale dell'AIA dice che in effetti c'è bisogno di un processo da svolgersi in India. Non voglio, onestamente non voglio pensarci nemmeno io, perché ripeto, questo è un frutto, come dire, frutto di numerosi errori, e noi cerchiamo di ragionare anche in maniera, come dire, molto oggettiva, per cui ciò che è accaduto, ancora la vicenda è poco chiara in molti aspetti, magari se i nostri due ragazzi fossero rientrati subito, se riuscissero una nave italiana, oggi non staremmo nemmeno a parlare di questo. Spesso è capitato in altre situazioni, magari con gli americani, mi ricordo la vicenda Calipari, quella del Cermis, per cui ci sono state una serie di numerosi errori da parte di chi ha dato gli ordini, evidentemente, e oggi ci troviamo ancora a discutere purtroppo di questa situazione. E la cosa ancora paradossale è che, dato che comunque è iniziato l'iter dell'arbitrato, a questo punto non c'è la possibilità che l'Italia faccia una cosa qualsiasi unilateralmente, perché a questo punto non si mette contro l'India, ma si mette di fatto contro la comunità internazionale. A questo punto siamo bloccati, dobbiamo attendere la fine dell'iter dell'arbitrato. Sì, certo, sì, questa, diciamo, era l'unica via. Prima di rivolgersi al Tribunale dell'AIA bisognava appunto passare per Amburgo. Quindi, ripeto, lo si sarebbe dovuto fare molto prima, già 2 anni fa, oggi forse saremmo già alla soluzione, ma l'ordinanza di oggi è abbastanza equilibrata ed era abbastanza scontata. Fatto sta che magari due paesi in questi, diciamo, non aspettino i 2 anni, magari arrivino a conclusione prima, c'è anche questo da dire, però la vedo molto difficile se non ci sono riusciti dopo 3 anni e mezzo e un arbitrato che mette ancora, che stoppa ancora la situazione. Difficilmente credo che Italia, India e i governi trovino il dialogo giusto per risolvere la situazione, e questa purtroppo, devo dire, è la colpa che attribuisco ai governi italiani, che hanno voluto fare un po', come dire, la voce grossa, quando invece qualche volta bisogna anche riconoscere degli errori. Magari l'India ci avrebbe già fatto tornare indietro i nostri due ragazzi. Tra l'altro, all'interno del governo, in assenza di reazioni da parte del Presidente del Consiglio, che insomma un tempo twittava su qualsiasi cosa, adesso non twitta più, no? Vedo che io lo sto evidenziando da 5 giorni. Sì. Questo credo sia dovuto al fatto, come dire, sappiamo che Renzi cerca sempre di, il Premier cerca sempre di cavalcare le cose positive. Dopo il gravissimo episodio del funerale del grande Casamonica, poi successivamente quest'altro episodio di Marò, c'è un silenzio totale da parte di Matteo Renzi sul suo canale Twitter. Evidentemente io credo che la cosa principale sia dovuta allo scandalo del funerale di Casamonica, perché al di là di quello che è stato, come dire, l'episodio folcloristico che ha riempito, credo, più di altre cose, non ho mai visto una cosa del genere. Io leggo molto, come dire, stando un comitato delicato, quale quello del Copasir, consulto un po' la rassegna stampa online, diciamo, di tutto il mondo, e non ho mai visto un trattamento del genere. Cioè, noi siamo finiti ovunque, dal Canada all'Australia, abbiamo riempito le prime pagine dei quotidiani cartacei online di tutto il mondo. Quindi questa è stata veramente una figuraccia da parte dell'Italia, ma poi, ripeto, al di là di quello che è il carattere folcloristico del funerale, c'è questo episodio gravissimo, che è quello dell'elicottero
che crea un buco, cioè adesso noi l'abbiamo notato, infatti chiederò informazioni maggiori al comitato, riceveremo la relazione che il prefetto Gabrielli ha consegnato al ministro Alfano già in settimana, quindi rientreremo a Roma proprio per lavorare su questa cosa, ma come dire, noi ci siamo accorti di questo elicottero perché ha buttato petali rosa e perché c'era questo funerale, ma qui bisogna un attimo capire come vengono monitorate queste cose, perché io non voglio immaginare scenari ben più gravi dove magari non vengono buttate petali rosa, non vengono buttati petali rosa ma altre cose. Questa è una cosa gravissima, ed è questo il punto dolente, certo. Perché ricordiamo che poi le agenzie di sicurezza, i servizi segreti, le forze dell'ordine che devono monitorare queste cose, il responsabile politico è sempre il premier Renzi. Ecco, però per tornare in realtà al caso Marò, perché io volevo ho preso spunto da questo, c'è una divisione all'interno, in assenza di reazioni ufficiali da parte del capo, tra virgolette, da parte del boss, ci stavamo sentendo Bruce Springsteen, due importanti ministri, Gentiloni e Del Rio, hanno una visione del tutto differente della stessa decisione, chiamiamola così, forse esagerata, del Tribunale di Amburgo. Gentiloni che dice che è un passo avanti e Del Rio che dice ma no, ci aspettavamo qualcosa di diverso. Insomma, non c'è una posizione univoca da parte del governo, mi sembra, no? Certo, esatto, ma questo è il quadro un po' di questo governo, questo traccia proprio la prova inconfutabile della situazione un po' strana, ambigua che sta vivendo questo governo, come dire, di larghissime intese, che ha formato una squadra. Sì, ma Gentiloni e Del Rio sono dello stesso partito, però. Questo... loro sì, però il problema è che c'è chi c'ha dietro, chi sta dietro, che ci sono varie spinte, come dire, dal centrodestra e dai vari volti della sinistra e del PD. Noi siamo lì nel palazzo Montecitorio, anche poi ci si parla tra di noi. Come dire, noi magari più di altri spesso la stampa ci cerca di disegnarci in maniera differente, ma il quadro reale adesso, attualmente, è il Partito Democratico, un partito spaccato in 5-6 grandi gruppi, giovanissimi, renziani, giovani falchi, ed è una faida anche divertente, non ci fa ridere, per cui qua c'è una continua corsa, una continua caccia alle poltrone, perché questi ragionano soltanto in questa maniera, per cui non mi meravigliano queste dichiarazioni così divergenti, anche gravi, divergenti ma anche gravi, perché poi quando ci sono situazioni del genere così importanti come portare a casa i nostri due ragazzi, diciamo tutta la politica dovrebbe essere unita. Questa è una cosa molto difficile, ma almeno il governo, almeno la forza di maggioranza deve per forza essere unita. Anche in questa occasione hanno dimostrato la loro debolezza. Io credo che anche il premier Renzi sia in grande imbarazzo e preferisca il silenzio per non, come dire, per evitare ulteriori casini, ulteriori passi falsi, ecco. Mamma mia, speriamo che... Ma d'altra parte però i tempi sono quelli, quindi 5 anni e mezzo, tra insomma altri 2 anni si saprà che destino hanno Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, veramente una cosa pazzesca. Angelo Tofalo, grazie, buona giornata. Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata.